Ecco il deserto di Atacama, nel Cile settentrionale, uno dei luoghi più aridi della Terra. Questa zona, così apparentemente priva di vita, nasconde una fantastica sorpresa. Ogni 3-5 anni, una distesa di fiori compare dal nulla. Questo fenomeno gli ha dato il soprannome di deserto fiorito. I semi sono nascosti nel terreno, in attesa di un po' di pioggia. Quando il terreno ha ricevuto abbastanza acqua, è possibile ammirare circa 200 tipi di fiori. Le sabbie gialle di Atacama si tingono di viola, bianco, verde e persino rosa. Un altro fenomeno mistico che si può osservare in un deserto dell'Arabia Saudita è la cascata di sabbia. I forti venti tendono a spostare la sabbia sul bordo del canyon. Raggiunto un certo limite, questa inizia a cadere. Amplificando questo effetto di 100 volte, si ottiene una cascata di sabbia, simile alle cascate del Niagara, ma senza nemmeno una goccia d'acqua. La gente del posto dice che questo fenomeno indica un'imminente tempesta di sabbia. I cerchi delle streghe, noti anche come anelli degli elfi o anelli dei folletti, sono delle misteriose formazioni naturali di funghi, a forma di cerchio, che appaiono nei prati e nelle aree boschive. Esistono diverse ipotesi che spiegano la quasi perfetta formazione circolare. Alcune superstizioni sostengono che le streghe danzanti brucerebbero il terreno, facendo crescere rapidamente i funghi. Nel sud dell'India, tra luglio e settembre 2001, si è assistito a uno dei fenomeni meteorologici più strani della storia. Una incredibile pioggia rossa lasciò gli abitanti del luogo letteralmente senza parole. Il colore era così intenso da macchiare i vestiti. Oltre al rosso, erano presenti anche altri colori, come il verde, il giallo, il marrone e persino il nero. Nel bel mezzo della stagione monsonica, queste piogge rosse si sono ripetute periodicamente per diverse settimane. I ricercatori hanno scoperto che quelle precipitazioni erano state colorate da polvere o alghe. Gli scienziati non sono del tutto sicuri di come le alghe siano arrivate lassù, il che rende questi eventi ancora più inquietanti. Gli abitanti della valle di Hesdalen, in Norvegia, spesso sono in grado di ammirare degli spettacoli luminosi fluttuanti. Le luci bianche, gialle e rosse attraversano il cielo e appaiono sia di giorno che di notte. Durante gli anni Ottanta sono state avvistate 15-20 volte in una sola settimana. Le luci di Hesdalen, come vengono chiamate, possono durare da pochi secondi a più di un'ora. Durante questo tempo sono in costante movimento. Sembrano fluttuare o addirittura ondeggiare. Alcuni scienziati ritengono che il motivo di queste luci sia dovuto alla polvere di ferro ionizzata. Altri dicono che si tratti di una combustione che comprende sodio, ossigeno e idrogeno. Molti sostengono che si tratti di aerei erroneamente identificati. Improbabile. Le ciambelle di neve sono uno degli spettacoli meteorologici più rari da osservare. Servono infatti delle condizioni meteorologiche perfette per crearle. In qualsiasi zona montana innevata, il vento, la temperatura, la neve, il ghiaccio e l'umidità devono combinarsi alla perfezione per permetterci di ammirare queste formazioni spettacolari. Un sottile strato di neve bagnata al suolo, sotto questo strato ghiaccio o neve in polvere. Poi una brezza abbastanza forte da far rotolare questa ciambella giù per una collina, proprio come una palla di neve. Una volta smesso di rotolare, può raggiungere le dimensioni di una palla da baseball o di uno pneumatico. Dipende tutto dalla forza del vento. Una ciambella di neve appena formata non rimarrà visibile per molto tempo, quindi sbrigati a fare una foto e fa attenzione alla testa. Riesci a credere che sulla Terra esiste un luogo con un ecosistema e un'atmosfera propri, simili a quelli di un altro pianeta? Beh, è il momento di farlo. La grotta di Movile, situata nel sud-est della Romania, è rimasta sigillata dall'esterno per ben 5,5 milioni di anni. Durante gli scavi preliminari di un cantiere edile, gli operai hanno individuato la grotta. Gli scienziati hanno praticato un'apertura nella grotta e hanno scoperto che al suo interno prosperava un ecosistema completamente autonomo. Dopo aver scavato un percorso nella roccia attraverso diversi tunnel, gli scienziati hanno trovato un lago di acqua sulfurea con il caratteristico odore di uova marce. L'aria era satura di idrogeno solforato e conteneva una quantità di anidride carbonica 100 volte superiore a quella presente nell'atmosfera terrestre. Inutile dire che quest'aria è completamente tossica. La scoperta più interessante, però, riguardava l'ecosistema presente all'interno della grotta, con 33 specie che non si trovano in nessun altro luogo della Terra.
Questa grotta ci dà un'idea di ciò che potremmo trovare su altri pianeti con atmosfere completamente diverse. Come sia riuscita a esistere sulla Terra per tutto questo tempo senza che nessuno lo sapesse è piuttosto incredibile, non trovi? Guarda questi alberi. Si chiamano alberi della gomma indiani o Ficus elastica. Le loro forti radici non crescono sottoterra, ma in superficie. Con l'aiuto di speciali telai e dispositivi di fissaggio, l'uomo ha imparato a controllarne la crescita. Supponiamo che un albero sia vicino a un piccolo guado e che sia necessario creare un ponte da un'estremità all'altra di questo guado. Si indirizzano le radici dell'albero nella direzione necessaria. Con il tempo, le radici penetrano nel terreno e si rafforzano sotto gli infiniti acquazzoni. In circa 15 anni, le radici avranno creato una sorta di ponte. Ecco un altro albero straordinario, chiamato Albero della Vite, che cresce nel deserto del Bahrain. L'albero si trova in cima a questa collina sabbiosa da più di 400 anni, circondato da chilometri di sabbia. Le temperature in questa zona sono molto alte e non c'è la minima umidità. Nonostante questo, le foglie sono verdi e l'albero continua a crescere. Finora gli scienziati non hanno ancora capito come l'albero si procuri l'umidità e le sostanze nutritive. Nei dintorni esistono solo enormi depositi di petrolio. La gente del posto ritiene che l'albero sia sacro. Alla fine è l'espressione più visibile della magia della vita e del potere della natura. Alcuni esperti sono sicuri che sia tutta una questione di radici. Molto probabilmente si spingono così in profondità da raggiungere fonti d'acqua sotterranee. Eccoti qui. Hai guidato per ore durante la notte. Non hai avuto modo di dormire. La tua mente è a un passo dal crollare. Fermi l'auto ed esci per sgranchirti le membra. Poi alzi gli occhi al cielo e vedi una bellissima alba. Ma aspetta, ci sono tre soli nel cielo? Ti strofini gli occhi. No, vedi ancora tre stelle luminose nel cielo? No, la nostra stella natale non si è divisa in tre parti, né ha accalappiato nella sua orbita altre due stelle. Questo fenomeno si chiama parelio. Si verifica soprattutto durante le forti gelate. Piccoli cristalli di ghiaccio nel cielo rifrangono la luce, creando tre punti luminosi nel cielo invece di uno. Questo fenomeno prende anche il nome di alone. Normalmente si presenta come un cerchio intorno al sole, a volte è visibile anche di notte. Basta guardare un lampione per vedere un cerchio luminoso. A volte l'alone può assumere una forma più fantasiosa. Se è presente molto ghiaccio nell'aria, la luce viene deformata ancora di più, più o meno come in una stanza con una dozzina di specchi. Con quelle condizioni, l'alone può assumere la forma di un occhio umano. A causa di questo fenomeno, può verificarsi anche una falsa alba. Mentre si guarda l'orizzonte, è possibile individuare il bordo del sole che indica l'inizio dell'alba. Ancora un po' e un momento, il sole inizia a dissolversi nel cielo. Dopo pochi istanti è di nuovo buio. Solo un minuto dopo, il vero sole mostra il suo volto. È lo stesso effetto di curvatura della luce che avevamo notato in precedenza con i tre soli. Adesso però la luce è curvata verticalmente, non orizzontalmente, e al posto del sole vero è apparso il riflesso nei cristalli di ghiaccio nel cielo. Ma l'alba con tre stelle all'orizzonte è reale. Non sulla Terra, però, ma a 340 anni luce di distanza. Laggiù esiste un sistema solare al centro del quale si nasconde una stella grande quasi il doppio del Sole. Intorno le orbitano due piccole stelle. Questo strano sistema ha anche un pianeta. Su quel pianeta i tramonti e le albe avvengono davvero con tre stelle. Potreste provare a fare colpo sulla vostra crush organizzando un appuntamento per ammirare il tramonto? Sono sicuro che andrebbe alla grande. Visto che stiamo parlando dei fenomeni naturali più sconcertanti, sarebbe un crimine non parlare della neve in un deserto. Già, nell'inverno del 2018, gli abitanti del deserto del Sahara, uno dei luoghi più aridi e caldi del pianeta, si sono svegliati scoprendo una spessa coltre di neve che ricopriva la sabbia. In alcuni punti, lo strato di neve che avvolgeva le dune ha raggiunto la ragguardevole misura di 40 centimetri. I meteorologi, tuttavia, hanno spiegato scientificamente questo emozionante fenomeno. Le correnti di aria fredda, combinate con le precipitazioni della tempesta più recente, hanno dato luogo a una nevicata anziché a una pioggia. Cosa si può fare in questo caso? Realizzare dei cammelli di neve? Con una gobba o due? Il vulcano Kwajen in Indonesia non è la solita montagna di lava.
Invece di produrre fumo nero e lava rossa, come fanno la maggior parte dei vulcani, questo vulcano emette fiamme color blu e lava elettrica. Questo fenomeno si verifica perché il vulcano contiene dei livelli altissimi di zolfo. In pratica, i gas sulfurei si mescolano con l'aria rovente e si attivano a causa della lava fusa, diventando blu. Purtroppo, questo spettacolo affascinante si può vedere solo di notte, ma durante il giorno puoi sentirne l'odore. A proposito, all'interno di questo cratere si trova anche il lago acido più grande del mondo. Il Mar Morto, anche se è tecnicamente un lago, ha un'alta concentrazione di sale e minerali rispetto ad altri mari. Nuotare nelle sue acque è quasi impossibile, ma le persone ci vanno per beneficiare delle sostanze chimiche naturali. Galleggiare in superficie è anche un ottimo modo per rilassarsi. Questo antico specchio d'acqua ha preso il suo nome perché nessun organismo macroscopico può viverci, poiché è 9,6 volte più salato di qualsiasi oceano. Solo pochi batteri e funghi riescono a sopravvivere. Si trova anche all'altitudine più bassa sulla terraferma, a ben 426 metri sotto il livello del mare. In Messico esiste una grotta di cristallo sotterranea che sembra un mondo interstellare. Si trova a circa 305 metri sotto la superficie, con ogni punta che misura fino a 11 metri di lunghezza e pesa oltre 55 tonnellate. Questi sono alcuni dei cristalli più grandi al mondo. Sulla spiaggia di Laskentyr ci sono dune infinite di sabbia bianca e acqua azzurra. Ma non lasciarti ingannare dall'atmosfera tropicale, si trova in Scozia. Infatti appare così soltanto nei mesi di maggio e giugno. In media a dicembre il sole batte per circa un'ora al giorno, il che lo rende per la maggior parte un ambiente monocromatico. Le Georgia Guidestone sono una collezione di pietre giganti che formano un motivo a stella. Ci sono iscrizioni in 8 lingue, tra cui hindi, cinese e swahili. C'è anche un calendario astronomico terminato nel 1980 ed è stato costruito per durare secoli. Nessuno sa chi l'ha costruito o perché. Nella soleggiata California si trova il Sequoia National Park, sede della Giant Forest. Esiste da migliaia di anni. Più di 8.000 di questi alberi colossali governano la Terra, comprese 10 delle più grandi piante viventi del mondo. Si stima che il generale Sherman abbia fino a 2700 anni ed è riconosciuto come il più grande albero vivente per volume. Le famose teste di pietra dell'isola di Pasqua esistono da centinaia di anni. Nessuno sa esattamente perché siano state costruite. Alcuni scienziati pensano che la popolazione locale credesse che le statue avrebbero reso il terreno più fertile. L'analisi del suolo ha dimostrato che le teste hanno fatto bene il loro lavoro. Il terreno è infatti molto fertile. La composizione chimica delle antiche sorgenti termali in Turchia rende le sue acque magiche. Non fanno solo bene al corpo, ma anche alla mente. Invece, nella lontana Arabia Saudita, c'è una roccia tagliata perfettamente al centro con due pezzi paralleli. Ciò che rende Al-Nasla così unico è che non è stato creato artificialmente, ma è il risultato del lavoro della natura nel corso degli anni. Può sembrare che su questo ghiacciaio in Antartide qualcuno abbia lasciato cadere tonnellate di vernice rossa, ma in realtà è del tutto naturale. Quel che appare come sangue è il risultato dell'acqua salata mescolata con l'ossido di ferro, rendendo questa desolata area molto inquietante. Nei primi giorni di maggio del 2018, in New England hanno osservato uno dei fenomeni più spaventosi e pericolosi di sempre, un tornado. Lo spaventoso fenomeno naturale è iniziato non lontano da Charleston, nel New Hampshire, e si è diretto verso la città di Webster, nella contea di Merrimack. Il tornado ha impiegato 33 minuti per coprire 53 chilometri e si è classificato al terzo posto nell'elenco dei tornado più longevi del New England. Nelle Filippine puoi nuotare in alcune delle acque più cristalline e scoprire un meraviglioso mondo sottomarino nella provincia di Palawan. Nel comune di Coron ci sono spiagge di sabbia bianca con delle piccole barche che attraversano questi scenari meravigliosi. Tristan da Cunha è un piccolo arcipelago vulcanico nell'Atlantico con vicino solo Buenos Aires in Argentina e Città del Capo in Sudafrica. Ci vogliono 7 giorni di nave per raggiungere questo luogo unico. Se vuoi fuggire dal resto del mondo, stare con le 280 persone del posto ti farà sentire fuori dal mondo. Durante la prima settimana di gennaio del 2018, un clima insolitamente freddo nel nord-est degli Stati Uniti congelò l'Oceano Atlantico a North Falmouth, nel Massachusetts. Il fatto è che l'oceano era talmente ghiacciato che le persone hanno camminato sopra le onde. Ora, questo è ovviamente qualcosa che non succede tutti i giorni.
La sabbia rossa è ciò che rende unica questa spiaggia ed è il motivo per cui i turisti affollano Tianjin, in Cina. Una pianta rossa chiamata Suaeda salsa vive nell'acqua salata. L'intera spiaggia è rossa e si vede solo lo strato superiore del mare. Se c'è una cosa che avrebbe detto se potesse parlare è «Io sfido la gravità». E sto parlando della pietra di Davasco in Argentina. L'enorme masso di 300 tonnellate si ergeva precariamente sul bordo di una scogliera e oscillava un po' a causa del vento. Le persone hanno persino verificato questa oscillazione mettendo delle bottiglie di vetro sotto uno dei bordi. Sono esplose durante un'oscillazione. Purtroppo questa meraviglia della natura non è più visibile come era un secolo fa. Nel 1912 il masso cadde improvvisamente dal suo trespolo, su cui stava da centinaia di anni. La gente della vicina città di Tandil era così triste per questo evento che 95 anni dopo, nel 2007, decisero di ricrearla. Hanno realizzato una replica in plastica della roccia e l'hanno messa nello stesso punto e persino nella stessa posizione. Quindi, anche oggi, se vai a Tandil, puoi vedere il suo famoso masso in equilibrio. Ora più un simbolo, ovviamente, perché non è più oscillante e pesa solo 9 tonnellate, ma non puoi perdertelo. Socotra è un'isola che sembra aliena e si trova al largo della costa dello Yemen, nell'Oceano Indiano, con uno degli alberi più singolari mai visti. Si chiama l'albero del drago e può essere trovato solo su questa meravigliosa isola. Nel 2008 è stato nominato Patrimonio dell'Umanità. Se mai vedessi un turbine d'aria ardente, niente panico, non è la fine del mondo. La raccapricciante combinazione di suoni vorticosi e l'immagine di questo vortice rovente significa che stai osservando un tornado di fuoco, noto anche come piroetta di fuoco o vortice di fuoco. Questo fenomeno pericoloso si verifica principalmente durante gli incendi. Un incendio può creare una vasta area di aria supercalda appena sopra il suolo. Quando quest'aria rovente si mescola con l'aria più fresca che si trova in alto, si forma un vortice che sferza detriti e fiamme. Quelli più potenti possono arrivare fino a centinaia di metri nel cielo. La House of Mystery a Gold Hill, in Oregon, stupisce i suoi visitatori con effetti che sfidano la gravità. Non puoi stare dritto al suo interno, o stai sempre piegato di lato, o devi aggrapparti a qualcosa per mantenerti in equilibrio. E le palle rotolano verso l'alto. C'è anche una scopa che sta perfettamente immobile ovunque la metti, a differenza praticamente di tutto il resto che si trova dentro la casa. Le tribù locali dei nativi americani chiamavano questo luogo il terreno proibito ancor prima che la casa fosse costruita e la evitano a tutti i costi. I proprietari della casa però hanno deciso di trasformarla in un'attrazione turistica e ci sono riusciti. Hanno creato un'atmosfera di mistero intorno al luogo e hanno diffuso la notizia sui giornali e successivamente su internet. E voilà, è stata creata un'anomalia perfetta. In realtà non è altro che un'illusione ottica creata dall'uomo che inganna i tuoi occhi e altri sensi. Se viaggi nelle Filippine, in Indonesia o in Papua Nuova Guinea, puoi vedere alcuni degli alberi più insoliti e allegri del mondo. Il tronco dell'eucalipto arcobaleno sembra sia stato dipinto di arancione, verde, rosso, viola, giallo, marrone, blu e tanti altri colori. Alcuni alberi sono così luminosi da sembrare artificiali. L'eucalipto arcobaleno perde regolarmente strisce di corteccia, rivelando uno strato verde brillante. Dopo, questo strato verde cambia gradualmente colore e poiché la perdita avviene in momenti diversi in diversi punti del tronco, l'albero inizia a sembrare multicolore. Lo Yemen ospita i grattacieli e la metropoli più antichi del mondo. L'antica città di Shibam è considerata la Manhattan del deserto a causa degli innumerevoli edifici di fango che spuntano dal deserto. In epoca antica veniva utilizzata come sosta per le carovane. Immagina questo. Stai guardando un vulcano eruttare, che è una vista spaventosa di per sé. Poi all'improvviso noti dei minacciosi bagliori luminosi che illuminano il cielo sopra il vulcano. Questo porta l'esperienza a un livello completamente nuovo. Una delle cause è l'elettricità statica che si verifica quando le particelle di cenere dense si sfregano insieme sopra al suolo. Altri tipi di fulmini vulcanici si verificano in alto sopra la superficie, vicino alla stratosfera, dove i cristalli di ghiaccio che si muovono caoticamente danno luogo a potenti scosse. A Salar de Uyuni sembra di trovarsi in cima a un grande specchio, ma in realtà è una distesa di sale di oltre 6.400 km². Si trova in Bolivia, il paese più elevato del Sud America. Questo specchio naturale è un residuo di laghi preistorici che sono evaporati molto tempo fa.
Anche se può sembrare piatto, la tecnologia GPS ha dimostrato che parte del paesaggio presenta alcune piccole imperfezioni che variano di circa 2 cm. Qui ci sono oltre 10 miliardi di tonnellate di sale. Se ci vieni al momento giusto, alcuni dei laghi vicini riversano la loro acqua in questa area, creando l'effetto specchiato del cielo. Molte persone del posto estraggono il sale e il litio. E ricordati di fare tappa al primo hotel di sale al mondo. In Perù puoi trovare una vera montagna arcobaleno. Gli scienziati non riescono ancora a spiegarlo. La vetta colorata è difficile da raggiungere, ma vedere i suoi colori blu, rosso, verde, giallo e rosa è qualcosa di spettacolare. Quelli che sembrano dischi volanti congelati sono in effetti sacche di gas metano altamente infiammabile. Intrappolate sott'acqua creano dei paesaggi psichedelici e schemi sbalorditivi. Tipiche dei laghi del nord come il lago Abraham ad Alberta, Canada, queste bolle compaiono quando animali morti, foglie e piante cadono in acqua e vengono consumati dai batteri. Questi batteri in seguito espellono gas metano. Wow, posso sentirne l'odore da qui! Nel 2018, a fine marzo, l'Europa orientale ha assistito a un evento tanto bello quanto spaventoso. Gli sciatori sono scesi giù da pendii color mandarino sotto un cielo tinto di rosso. Perplesse ed eccitate, le persone hanno descritto questa esperienza come una camminata su Marte o una sciata sulle dune di sabbia. Ma per quanto misterioso sembri questo fenomeno, ha una spiegazione molto semplice. Il paesaggio extraterrestre è stato creato da una potente tempesta di sabbia arrivata dal deserto del Sahara. Questa tempesta ha portato con sé polvere, sabbia e particelle di polline che hanno colorato la neve di arancione. Non è un fenomeno che si verifica una tantum. I meteorologi affermano che si verifica in Europa orientale almeno una volta ogni 5 anni. Mi raccomando, non mangiare la neve arancione. Tra il 20 e il 21 febbraio del 2018, le persone nella parte nord-orientale degli Stati Uniti hanno vissuto uno degli eventi meteorologici più straordinari degli ultimi tempi, ed è stato un'ondata di calore. Già, a febbraio. In effetti è stata l'ondata di caldo invernale più impressionante da quando sono iniziate le registrazioni meteorologiche ufficiali nel 1800. A Freiburg, nel Maine, le persone si sono tolte i cappotti dopo che la temperatura è salita a uno sconcertante 21 gradi centigradi. A Pittsburgh, nel Massachusetts, le persone hanno calzato i sandali quando la temperatura esterna ha raggiunto i 27 gradi centigradi. Lo stesso è accaduto a Harrisburg, in Pennsylvania, dove la temperatura ha raggiunto 28 gradi centigradi. E infine a Wells, nel Maine, i termometri hanno registrato 25 gradi centigradi. Circa 11.000 anni fa, nell'attuale Turchia, dove non esistevano città o strumenti di metallo di sorta, alcuni artigiani incredibilmente abili completarono quello che chiamiamo Göbekli Tepe. Come siano riusciti a incidere e sollevare blocchi di calcare 3 volte più pesanti di un T-Rex e cosa simboleggino è ancora un mistero. Un fatto strabiliante sulla Devil's Tower nel Wyoming, negli Stati Uniti, è che gli scienziati non sanno spiegare come si sia formata. È una formazione rocciosa alta 264 metri con pareti così ripide da essere praticamente verticali. Questa formazione rocciosa è sorta tra le ondulate pianure del Wyoming, senza che ci sia niente di simile per chilometri. Allora, com'è possibile che un paesaggio così piatto possa aver improvvisamente partorito qualcosa di così alto? Le teorie abbondano, ma nessuno ha una risposta definitiva. Il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice è un'importante attrazione turistica ed è un sito del patrimonio mondiale con molti animali e piante unici. I paesaggi sono pieni di cascate che scorrono in ogni direzione e limpidi laghi tutti intorno. A metà degli anni Ottanta, un subacqueo scoprì il monumento Yonaguni al largo delle coste del Giappone. Gli scienziati sono convinti che questa raccolta di strutture abbia migliaia di anni, ma non riescono ancora a capire se è naturale o artificiale. Nel caso si rivelasse essere una città, il mistero sarebbe quale civiltà perduta l'ha costruita e come ha fatto a finire in fondo al mare. La forma e la formazione di queste rocce non sono il risultato del lavoro di alcuni umani, bensì sono state create da intense eruzioni vulcaniche. Gli scienziati sono ancora confusi sul perché il sentiero del gigante in Irlanda abbia una forma così strana. Nel 1812, per una ragione sconosciuta, un contadino inglese pagò un pittore locale per rimuovere tonnellate di terra su una collina e riempire i contorni con del gesso. Il pittore scappò con i soldi, così il contadino dovette pagare una seconda persona per finire Alton Barnes White Horse. Le cascate nere in Islanda prendono il nome dalle scure colonne di lava che le circondano.
La base della cascata è fatta di rocce aguzze e l'intera struttura è stata di ispirazione all'architettura islandese e si può ammirare in alcuni edifici famosi. Puoi vedere i capelli di ghiaccio nella foresta in un'umida notte d'inverno. Simile allo zucchero filato o una parrucca di capelli bianchi, questi insoliti cristalli di ghiaccio crescono sul legno in decomposizione. Sfortunatamente si sciolgono non appena sorge il sole. Solo di recente gli scienziati hanno scoperto perché i capelli di ghiaccio si formano. Per tutto questo tempo è stato a causa di... Sei pronto? Un fungo. Eh già. Permette al ghiaccio di formare delle ciocche super sottili e fanno sì che questa forma venga mantenuta per tutta la notte. Quando questo particolare tipo di fungo non è presente, al posto dei capelli, il ghiaccio forma una struttura simile a una crosta. Una delle cause più comuni degli incendi sono i fulmini dei temporali. Ma hai mai sentito parlare di un incendio che ha innescato un temporale? Beh, ora ne sentirai parlare. È successo l'11 maggio 2018, non lontano da Amarillo, in Texas. In pratica, il superpotente Mallard Fire non solo ha creato un'enorme nuvola alta nel cielo, ma il suo calore ha anche causato un violento temporale che, in seguito, ha scaricato tonnellate di chicchi di grandine delle dimensioni di una moneta da un quarto di dollaro a 96 km di distanza, nella contea di Wheeler, in Texas. Carange è il punto di riferimento più strano del Nebraska. Il suo autore ha studiato Stonehenge e ha creato la sua versione da vecchie auto, come tributo a suo padre. Alcune auto stanno in piedi come monoliti, altre sono collegate ad archi. Quando gli è stato chiesto perché lo ha fatto, il creatore della costruzione ha risposto: «Perché no?». Un'altra copia di Stonehenge è stata trovata sul fondo del lago Michigan nel 2007. Esiste un gruppo di rocce a cerchio con inciso un mastodonte. Questa bestia ha cessato di esistere oltre 10.000 anni fa, quindi la scultura deve essere più antica. La sua posizione è tenuta segreta. Buona fortuna se mai volessi cercarla. La baia di Hudson in Canada è probabilmente l'unico posto al mondo in cui la gravità è davvero inferiore rispetto a qualsiasi altra parte del pianeta. Nemmeno gli scettici possono obiettare perché è stata misurata con apparecchiature di precisione. Dunque, significa che la gravità è minore quanto, diciamo, come sulla Luna? Sfortunatamente, o per fortuna, non ne sono ancora sicuro. La differenza è davvero minuscola. Il valore esatto è 0,005% o 1/200%. Non saresti in grado di sentirlo anche se facessi del tuo meglio, ma esiste. Gli scienziati affermano che questa anomalia esista a causa di una calotta glaciale che copriva l'area circa 10.000 anni fa. Ha compresso le rocce così tanto che non riescono ancora a riprendersi del tutto, spostando così il campo gravitazionale nella baia. In futuro però la gravità tornerà alla normalità. Nel 2010 pesci fossili sono stati scoperti 400 km a ovest del fiume Nilo, dove il deserto del Sahara è più arido che mai. Questa scoperta causale ha portato gli scienziati a credere che potesse esserci un mare dove si trova ora il Sahara, così hanno condotto un'indagine geologica dell'area. E ha dato risultati inaspettati. Hanno trovato prove di qualcosa di enorme sotto la sabbia e non faceva parte di nessun mare. Per diversi mesi le ricerche sono proseguite con apparecchiature GPS a terra e successivamente, quando tutti i dati sono stati raccolti, gli scienziati hanno esaminato l'area da un satellite. La vista era sbalorditiva. Hanno scoperto che c'era un'enorme conca sotto il deserto, con un'altra più piccola nelle vicinanze. Lungo le rive di questi bacini erano già stati trovati antichi insediamenti umani e ora i ricercatori hanno finalmente avuto la risposta sul perché avevano scelto quei luoghi dove vivere. C'era un lago di proporzioni impressionanti, oltre 67.000 km quadrati di acqua dolce, circa la metà del lago Michigan. Sei nella natura più selvaggia in cerca di un posto sicuro in cui accamparti. L'unico rumore che senti è quello delle foglie e dei rami che calpesti. Sugli alberi corrono allegri dei simpatici scoiattoli. A un tratto, ecco qualcosa di inatteso. Noti in lontananza, tra gli alberi, una cosa strana. Una cosa che somiglia a una struttura in cemento. Impossibile, pensi. Ti trovi ad almeno 30 km dal centro abitato più vicino, in mezzo ai boschi. Non c'è anima viva. Per quanto ne sai. Tu e i tuoi compagni d'avventura deviate quindi dal percorso e andate a indagare. Avvicinandoti, noti che c'è una scala che però conduce da nessuna parte. Che ci fa lì una scala nel mezzo del nulla?
e che nemmeno porta da qualche parte? Incarnando Sherlock Holmes vuole investigare a fondo. Chissà, forse un tempo c'era una casa o un edificio di cui oggi tutto ciò che resta è quella misteriosa rampa di scale? Eppure è strano, perché esplorando i dintorni della strana struttura non noti tracce di rovine o di fondamenta. Niente. Come se qualcuno avesse trasportato di peso lì nei boschi solo e soltanto quella rampa di scale. Chissà perché. Tu e i tuoi amici decidete comunque di non avvicinarvi oltre. Qualcosa di strano si nasconde in quella struttura, qualcosa di inquietante che avverti maggiormente ogni secondo che passa. Una voce dentro di te ti dice di dartela a gambe, più in fretta che puoi. Per quanto sembri strano, rampe di scale come questa, piazzate senza motivo tra i boschi, sono meno rare di quanto immagini. Alcune sono di legno, altre ancora in mattoni o in pietra. Certe sembrano antiche, altre sembrano state lavorate ieri. L'unica cosa che hanno in comune? Non conducono assolutamente da nessuna parte e si trovano sempre in luoghi remoti e misteriosi. Una delle più famose è a Chesterfield, New Hampshire, USA. C'è una lunga scala di pietra con archi in stile medievale nel bel mezzo dei boschi. Si presume appartenesse alla residenza di Madame Antoinette Cherry. La signora era una famosa cantante parigina, stabilitasi negli Stati Uniti più di 100 anni fa. Ma la scala fu scoperta solo nel 1962 e di tutto il resto della casa non c'era traccia. Un'altra scala misteriosa risale ad addirittura 9.000 anni fa ed è in un bosco qui da noi, in Italia. Stavolta la rampa di scale conduce almeno a una piccola piattaforma, in alto. Ma perché prendersi tanto disturbo per costruirla lì, nel nulla? Secondo gli esperti, potrebbe aver avuto un uso cerimoniale, ma si tratta solo di speculazioni e teorie. C'è un'anomalia nell'Oceano Indiano, nota come basso geoide dell'Oceano Indiano. Si manifesta con enormi distorsioni della forza di gravità e del campo magnetico. La causa? Depositi di minerali pesanti, profondi avvallamenti sottomarini e riserve di magma. La gravità terrestre, in effetti, non è sempre la stessa in alcuni punti del pianeta. Gli scienziati così possono capire i fenomeni che avvengono sotto la superficie. Un campo gravitazionale più forte indica la presenza di minerali più densi e viceversa. L'anomalia nell'Oceano Indiano forse è dovuta a una spaccatura del mantello sotto la crosta terrestre. L'isola di Niihau alle Hawaii sembra essere rimasta volutamente indietro nel tempo. Non ci sono auto, i locali si spostano solo a piedi o in bici. Non sorprende che abbiano le gambe robuste. Non hanno acqua corrente, internet o negozi. L'unica scuola sull'isola è alimentata a energia solare, più un generatore ausiliario. Il bello è che quella è l'unica isola in tutte le Hawaii alimentata a energia solare. Chiunque voglia stabilirsi sull'isola è sottoposto a una dettagliata spiegazione delle regole a cui bisogna adattarsi. Infrangerle comporta l'espulsione dalla comunità. Non lontano da Bangkok, nel nord-est della Thailandia, c'è una formazione rocciosa vecchia 75 milioni di anni. Sembrano quasi tre balene che nuotano insieme. Manco a dirlo, questo capolavoro della natura si chiama Roccia delle Tre Balene. Milioni di anni fa quest'area era un arido deserto. Il paesaggio però è cambiato col tempo. La roccia si è spaccata con l'azione dei movimenti tettonici e dell'erosione, creando questa spettacolare formazione. Se un giorno ti capiterà di visitare la zona attorno alla roccia, ammirerai splendide cascate e una natura rigogliosa e incontaminata. Nel nord della Russia, tra le penisole Yamal e Jidan, si trovano delle enormi voragini scoperte nel 2014. Sembrano evolversi e modificarsi di continuo. Le voragini si allargano e diventano sempre più vistose. Non sorprende che siano state elaborate innumerevoli teorie in proposito. C'è chi tira in ballo i meteoriti e chi invoca antiche civiltà aliene. La spiegazione più probabile è meno spettacolare. Il metano, di cui è ricco il suolo, ha reagito con l'acqua e sciolto il permafrost. Le bolle di metano sono riuscite a insinuarsi nel suolo ghiacciato e a creare questi crateri. Forse antichissimi o forse no. Ora sei di nuovo negli Stati Uniti, nel New Mexico, verso la cittadina di Taos.
Qui, riportato dal 2% dei locali, nell'aria sembra esserci uno strano ronzio. Forse collegato alle misteriose tecnologie di civiltà aliene da qualche altra galassia? Ma c'è anche chi sostiene che ci sia un'entità sinistra in città. Taos forse è maledetta da qualche antico spirito che punisce gli abitanti per qualche malefatta dei loro antenati. La scienza non ha ancora spiegato la natura di questo suono, ma è probabile che c'entri la particolare acustica della zona. O forse è solo un'allucinazione? Suggestionate dai racconti misteriosi sullo strano ronzio, le menti delle persone possono credere davvero di udire un suono che in realtà non esiste. Tra l'altro, il suono è stato descritto in modi diversi. Per alcuni è un brusio appena percettibile, per altri un ronzio. Ma non è l'unico esempio di suoni misteriosi in giro per il mondo. Quel brusio è stato descritto e udito anche altrove. In Scozia, ad esempio, dove gli abitanti di un piccolo villaggio hanno raccontato di un rumore più forte, simile a quello udito anche in una cittadina della Florida. Non si sa bene quando tutto abbia avuto inizio, ma i primi resoconti di strani rumori nell'aria risalgono agli anni 70 in Inghilterra. Ma esistono anche cronache di strani ronzii sentiti quasi 200 anni fa. Secondo le stime, soltanto il 2% delle persone in tutto il pianeta è sensibile al misterioso brusio. Forse le loro orecchie captano suoni a bassa frequenza, o forse la spiegazione è del tutto diversa. Ma a me capita di sentire un brusio solo quando qualcuno mormora la melodia di una canzone senza sapere le parole. Un vulcano in Indonesia erutta lava blu elettrico tra fiamme azzurre e viola. Il fenomeno si spiega facilmente. Il vulcano contiene alcuni tra i più alti livelli di zolfo nel mondo. Tanto è vero che il suo odore si sente da lontano. I gas solforici interagiscono con le altissime temperature dell'aria e bruciano al contatto con la lava, provocando fiamme blu. Nel cratere c'è anche il più grande lago solforico del mondo. E sì, l'odore è tremendo. I fiumi e i laghi sottomarini sono un altro strano fenomeno della natura. Sono zone ad alta concentrazione di sale, più dense dell'acqua tutto intorno. Ecco perché formano fiumi e laghi sul fondale. Hanno anche i propri moti ondosi, onde che a volte lambiscono le rive di questi bacini sottomarini. Persino un sottomarino resterebbe a galla sulla superficie di questi bacini a elevata salinità. Senza un sottomarino, d'altronde, non potresti mai vederne uno. Molti sono anche tossici, carichi di metano e acido solfidrico. Insomma, meglio starne lontani. Le grotte di cristallo in Messico ospitano formazioni cristalline uniche al mondo. Grazie alle peculiari condizioni climatiche della caverna, i cristalli sono di dimensioni incredibili. L'aria è umidissima e l'acqua contiene minerali che favoriscono la continua crescita dei cristalli. Alcuni sono più alti di un palo telefonico. I rulli di neve cilindrici sono un evento raro. Serve che il vento cominci a spingere la neve fino a formare una sfera. Nella maggior parte dei casi, il cumulo di neve a un certo punto diventerebbe troppo pesante, ma i rulli di neve sono vuoti all'interno. Succede perché lo strato interno è troppo sottile e la neve non riesce ad addensarsi. Un rullo è quindi più leggero di una normale palla di neve e può avanzare di molti metri. I rulli cilindrici sono rarissimi perché si formano solo in condizioni precise. La depressione della Dankalia in Etiopia è forse uno dei luoghi più strani sulla Terra. Punteggiata da pozze bollenti e colorate, da accumuli di lava e vaste pianure saline, non è un luogo in cui avventurarsi. I gas tossici avvelenano l'aria nei pressi delle sorgenti termali e l'acidità è elevatissima. Non nuotare lì dentro. Non prima che siano passati i 30 minuti dal pranzo. Scherzo. Ma finiamo con qualcosa di molto meno misterioso. 28.000 paperelle di gomma disperse in mare nel 1992. La nave che le trasportava aveva perso il carico durante il viaggio da Hong Kong verso gli Stati Uniti. Alcune paperelle sono state ritrovate alla deriva dopo decenni e, nel frattempo, hanno raggiunto il Sud America, l'Alaska, le Hawaii e persino l'Australia. Tieniti stretta quella che usi quando fai il bagno. Un tramonto viola. Devi averne visto uno almeno una volta nella vita. Normalmente non è niente di minaccioso e ha a che fare con il modo in cui viaggia la luce. La luce che produce il sole è bianca.
quando attraversa un prisma vedi onde luminose di diversi colori, dal rosso e arancione al blu, verde e indaco. La luce normalmente viaggia in linea retta se non ci sono ostacoli sulla sua strada. Le onde luminose più corte, comprese quelle blu e viola, si disperdono più facilmente quando incontrano quegli ostacoli, come le molecole nell'atmosfera. Poiché il sole è basso sull'orizzonte al tramonto e all'alba, la sua luce deve passare attraverso più molecole che disperdano la luce viola e blu. I colori che i tuoi occhi colgono sono giallo, arancione e rosso, ma con le giuste condizioni puoi vedere lo splendido cielo viola. A volte il cielo viola appare per motivi molto più spaventosi. Può essere causato da uragani, incendi o tempeste di polvere. La concentrazione di vapore nell'aria aumenta e la luce si disperde più del solito. Anche la polvere, il sole al tramonto e le nuvole basse contribuiscono a questo spettacolo naturale. Il cielo diventa arancione e rosso al tramonto se c'è abbastanza luce. Poi emana sfumature rosa che si confondono con un cielo blu scuro. Ora, ti ricordi cosa succede quando mescoli il rosa e il blu? Ottieni il colore viola. Non tutti gli uragani fanno diventare il cielo viola e cercare di prevedere se accadrà è come cercare di prevedere un arcobaleno. Tuttavia, in molti hanno riferito che diversi grandi uragani hanno fatto diventare i cieli viola. I cieli verdi possono sembrare spettacolari quanto quelli viola, ma in realtà gridano anche al pericolo. Di solito sono lì per dirti che un temporale, una grandinata o un tornado è nelle vicinanze. Il colore unico è il risultato dei raggi solari gialli che si mescolano con la luce blu proveniente dalle nuvole temporalesche. Ti stai godendo una bella giornata in riva all'oceano, con una fresca brezza tra i capelli, quando all'improvviso noti che l'acqua inizia a ritirarsi dalla spiaggia a grande velocità. Questo è un segnale per iniziare a correre il più velocemente possibile lontano dalla spiaggia. Questo molto probabilmente significa che è in arrivo uno tsunami. Una reazione rapida massimizza le tue possibilità di sopravvivenza. Se noti che il livello del mare si sta alzando ma non sembra troppo estremo, potrebbe essere un altro segno di uno tsunami in avvicinamento. Succede nel 40% dei casi e l'acqua che entra è la prima onda di tsunami. La prossima, molto più grande e più pericolosa, di solito segue in circa 10 minuti. Un'altra cosa degli tsunami è che a loro piace arrivare con dei suoni forti. In molti li descrivono come un tuono, il suono di una locomotiva, di un elicottero o semplicemente un forte boom. Vedi un canale sulla spiaggia? È nel tuo interesse stare lontano dall'acqua. Potrebbe esserci una corrente di strappo sotto la superficie che può essere estremamente pericolosa. A volte le onde colpiscono la riva in un modo strano che forma queste correnti di strappo. Potresti vedere una strana rottura tra le onde o un'area con un colore diverso rispetto al resto dell'acqua. Pezzi casuali di alghe che vanno in tutte le direzioni sono un altro segnale di avvertimento della corrente di strappo. Se ti capita di trovarti intrappolato in una corrente di strappo, cerca di rimanere a galla, ma non cercare di andare controcorrente, sprecherai solo energia preziosa. Grida aiuto e prova a farti strada verso la riva. Una volta uscito dalla corrente, nuota in diagonale verso la spiaggia. La prossima volta che vedrai nuvole a forma di cono nel cielo, ricorda che è un buon momento per iniziare a cercare un riparo. Se rimangono così, è in arrivo una violenta tempesta, ma se una nuvola di quella forma inizia a roteare, significa che sta per trasformarsi in un tornado. Se hai delle api nelle vicinanze, un giorno possono salvarti da grossi guai. Questi ragazzini laboriosi diventano più attivi del solito quando sentono che sta arrivando una tempesta. Accelerano per raccogliere più nettare prima della pioggia e una volta che hanno finito torneranno sempre all'alveare 10-15 minuti prima della pioggia battente, anche quando non ci sono segni evidenti del suo arrivo. Il loro segreto sono i peli super sensibili sulla schiena che possono raccogliere gli accumuli elettrostatici dalle nuvole temporalesche. Per secoli le persone hanno notato che gli animali si comportano in modo strano un paio di giorni prima di grandi eventi sismici. I cani non riescono a smettere di abbaiare, le mucche interrompono il latte e rospi, topi e serpenti lasciano le loro case. Sembra che gli animali possano sentire onde d'urto iniziali più piccole che gli umani non notano neanche. Gli scienziati hanno cercato di trovare una spiegazione legittima ed eseguito infiniti test ed esperimenti. Finora stanno ancora cercando di spiegare questo mistero. Riesci a sentire l'odore di ozono nell'aria? Quando in arrivo un temporale, è l'odore più distinto e pungente che puoi percepire. Una carica elettrica di un fulmine lo libera dalle altitudini più elevate.
L'altro odore di pioggia più gradevole è il petricore. L'acqua piovana risveglia le molecole su piante, alberi, cemento e asfalto. Il loro aroma si diffonde ovunque. Puoi persino sentire quell'odore nella tua bocca. Tutti quegli ioni positivi nell'aria che un fulmine libera si mescolano con l'ozono e la tua saliva. Ed è così che ottieni quel sapore metallico amaro. Quando un fulmine sta per colpire, potresti sentire bizzarri crepitii, ronzii o vibrazioni provenienti da oggetti metallici nelle vicinanze. I tuoi palmi potrebbero iniziare a sudare. E poi puoi sentire i tuoi capelli rizzarsi. Questo è un chiaro invito all'azione, e quell'azione è correre per la tua vita. Le cariche positive stanno attraversando il tuo corpo, cercando di raggiungere la parte caricata negativamente della tempesta. Fidati di me, non vuoi che queste si incontrino. Se non vedi un riparo che puoi raggiungere velocemente, prova a renderti più piccolo degli oggetti intorno a te. Abbassa l'ombrello e sta lontano da recinzioni metalliche, tubi metallici, binari e altri oggetti metallici. E non sdraiarti a terra. Probabilmente è bagnato, il che significa che il suolo è un ottimo conduttore di elettricità. Se improvvisamente noti delle fessure nell'asfalto vicino a casa tua, potrebbe essere un segnale di avvertimento di dolina. Ispeziona la tua casa dall'interno. Quella porta inizia a incepparsi? O forse c'è uno spazio vuoto dove le pareti incontrano il soffitto? Armadi e cassetti della cucina irregolari, pavimenti storti, scale che iniziano a inclinarsi, perdite d'acqua dopo ogni pioggia e modanature spostate sono tutti segni che una dolina sta per aprirsi. Per scoprire se è sicuramente una dolina e quanto è pericoloso, devi consultare una società di ingegneria. Se trovi una dolina che è già lì, devi stare lontano dalla zona. Recintala per renderla meno pericolosa per gli altri. Avrai bisogno di un aiuto professionale per risolvere la situazione. Alcuni vulcani urlano quando stanno per eruttare. Piccoli terremoti, che spesso si verificano prima, producono un ronzio, per lo più non udibile alle orecchie umane, ma a volte raggiunge una frequenza che ti permette di sentirlo come uno strano brontolio o un sibilo proveniente dal sottosuolo. Questo rumore è noto come tremore armonico. Con alcuni vulcani è il suono delle bolle di magma che vibrano quando attraversano fessure nella crosta terrestre, ma non è sempre così. Se gli scienziati riuscissero a capire cosa causa esattamente queste urla vulcaniche, potrebbero creare un sistema di allerta limitato alle eruzioni vulcaniche. Se sei all'aria aperta, presta attenzione all'acqua di ruscelli e fiumi. Se il livello sta scendendo rapidamente, anche se sta piovendo, questo potrebbe essere un segno di una frana imminente. E se senti un debole rombo o suoni insoliti, come massi che si scontrano, potrebbe significare che i detriti stanno arrivando verso di te. È un segnale per mettersi subito al sicuro, come adesso. Ehi, hai mai sentito parlare di arcobaleni di fuoco? No, nemmeno io. E invece di arcobaleni orizzontali? Io non lo sapevo, ma a quanto pare sono la stessa cosa. A prima vista sembrano un dipinto o una spruzzata color arcobaleno nel cielo. Nonostante il nome, non hanno nulla in comune né con il fuoco né con la pioggia. Questo fenomeno si verifica in rare occasioni, quando il sole splende attraverso delle particolari formazioni di nubi di ghiaccio. Gli aloni solari sono altrettanto unici. Anche in questo caso, nelle nuvole deve esserci un tipo specifico di cristalli di ghiaccio, affinché la superficie della Terra fletta la luce del sole a formare un anello perfetto. La stessa cosa può succedere con il chiaro di luna, con l'unica differenza che gli aloni lunari sono generalmente bianchi, mentre gli aloni solari possono essere color arcobaleno. Se visiti luoghi ad alta quota, potresti avere la fortuna di imbatterti nella neve penitente. Fondamentalmente si tratta di formazioni di ghiaccio naturali a forma di punta. Affinché si formino serve un ambiente veramente freddo ed elevato, dove l'aria è secca. La luce del sole trasforma il ghiaccio direttamente in vapore anziché in acqua. E così si formano queste lame di neve e ghiaccio che spuntano sulla superficie della Terra e che possono arrivare addirittura ad un'altezza di 4,5 metri. Che succede quando delle piccole goccioline di lava incontrano il vento? Si formano i capelli di pele. La parola pele deriva da un antico simbolo hawaiano che indica i vulcani. Ogni volta che il vento raccoglie piccole gocce di lava, queste si allungano fino a formare dei filamenti simili a capelli, proprio come succede nel processo di creazione del filo di vetro. Questi fili delicati possono allungarsi fino a 2 metri. In rare occasioni può piovere senza nuvole. Ma è veramente così? Le nuvole non ci sono? Approfondiamo il funzionamento di questo raro fenomeno.
Esso a volte viene chiamato doccia solare perché sembra che la pioggia cada direttamente dal sole. Intendiamoci però, la pioggia non può scendere direttamente da una stella. Le nuvole di pioggia ci sono, ma sono distanti da quel punto specifico. Con l'angolazione dei raggi del sole le nuvole non si vedono. Aggiungici un po' di vento che porta la pioggia nella tua direzione e... tadan! Otterrai una doccia solare. In Bolivia c'è un luogo chiamato Salar de Uyuni, la più grande distesa di sale del mondo. È anche il luogo in cui si trova la metà del litio terrestre, componente fondamentale per produrre batterie. Ma cos'altro c'è di speciale qui? Ogni volta che arriva la stagione delle piogge, questo terreno pianeggiante si trasforma in un lago a specchio perfettamente riflettente. Cosa ti viene in mente se senti parlare di Blood Falls? Cascate di sangue? Un film dell'orrore? In realtà sono semplicemente una serie di cascate situate in una delle regioni più aride dell'Antartide. Le Blood Falls emergono da un lago sotterraneo pieno di un tipo particolare di batteri, che come combustibile usano i solfati, anziché gli zuccheri, cosa che li rende molto interessanti per gli scienziati. L'acqua contenuta in questo lago è così piena di ferro che praticamente si arrugginisce quando incontra l'aria. Da qui il colore rossastro della cascata che le conferisce anche il nome. Ok, conosciamo tutti la canzone, ma non è del tutto inventata. Le rose del deserto esistono davvero. Non si tratta di una pianta, però, bensì di una forma unica di gesso minerale. La rosa del deserto si sviluppa in luoghi sabbiosi asciutti che occasionalmente possono allargarsi. Questo continuo passaggio da un ambiente umido a uno secco fa sì che i granelli di sabbia formino dei cristalli, che li intrappolano e danno vita a una forma simile a una rosa. Mai sentito parlare dell'occhio del Sahara? Gli scienziati stanno ancora cercando di capire come si è formato. Puoi vederlo solo se ci passi sopra in volo, ma fondamentalmente si tratta di una cupola di formazione naturale che risale a circa 100 milioni di anni fa. No, all'epoca io non c'ero. Ha un diametro approssimativo di 40 km ed è costituito da anelli concentrici. Il più grande, l'area centrale, ha un diametro di circa 30 km. Gli astronauti furono tra i primi ad accorgersi della sua esistenza e da allora lo hanno studiato. Ancora oggi, quando devono atterrare in Florida, sanno che sono quasi arrivati quando vedono l'occhio del Sahara. Uno degli alberi dai colori più belli del mondo si trova nelle Filippine e in Indonesia. Si chiama eucalipto arcobaleno e ha preso il nome dalla sua corteccia, che cambia colore e si stacca man mano che l'albero invecchia. La corteccia verde brillante è la più giovane perché contiene una sostanza chiamata clorofilla, che di solito si trova nelle foglie. Poi passa al viola e al rosso per arrivare al marrone a mano che cresce e perde la clorofilla. Non farti ingannare, questa non è una foresta, è un unico albero. No, non è nemmeno un'illusione ottica, mi spiego meglio. Sotto a quel terreno c'è una complessa rete di radici che collega circa 47.000 alberi in superficie. Si chiama pioppo tremante. Alcuni di questi alberi sono tra gli organismi più antichi e più grandi del mondo. E ora ecco la destinazione perfetta per chi ama viaggiare. Oddio, forse non così perfetta. L'area più colpita dai fulmini in tutto il mondo, secondo i recenti dati diffusi dalla NASA, è il lago Maracaibo, in Venezuela. Di tutti i giorni dell'anno, ben 300 sono caratterizzati da temporali in questa località. Ma perché qui le tempeste si verificano così spesso? Beh, qui l'aria fresca di montagna incontra la brezza calda e umida e genera elettricità sul lago. Le Eternal Flame Falls si trovano nello stato di New York, vicino al confine canadese. In questa regione c'è una minuscola cascata con un grande segreto, una fiamma alta circa 20 cm. Causata da un'infiltrazione di gas naturale che le fornisce carburante. La cascata funge da copertura che mantiene accesa la fiamma per la maggior parte del tempo, e se si spegne gli escursionisti si divertono a riaccenderla. Questo fenomeno in realtà è abbastanza comune, ma questo ha guadagnato più popolarità perché è più recente rispetto agli altri. E dalle foto sembra davvero bello, diciamolo. Ho sentito parlare di sabbia gialla, sabbia bianca e persino sabbia nera, ma finora non ho mai sentito parlare di spiagge verdi. Papakolia, conosciuta anche come la spiaggia dalla sabbia verde, si trova alle Hawaii ed è una delle poche spiagge al mondo con la sabbia verde.
Questa colorazione unica deriva dall'olivina, che si è trasformata con l'eruzione di un vulcano nelle vicinanze. Anche se, c'è da dire, alle Hawaii tutti i vulcani sono vicini. Ancor più sorprendenti delle sabbie verdi sono le spiagge che risplendono anche di notte. Ed è del tutto naturale. Il colpevole? Degli esserini chiamati fitoplancton o microalghe. Fondamentalmente si tratta di piccole piante che contengono clorofilla e hanno bisogno della luce solare per vivere e crescere. La maggior parte dei fitoplancton sono in grado di rimanere a galla nella parte superiore dell'oceano, dove la luce solare riesce a raggiungerli sebbene si trovino sott'acqua. Quando il fitoplancton viene agitato dal movimento delle onde e delle correnti, emette una luce che sembra un bagliore di notte. Questi microorganismi speciali si trovano in molte spiagge del mondo, come le Maldive, Porto Rico e le Everglades. Alla base di una montagna situata appena fuori Upton, in Wyoming, c'è un fiumiciattolo chiamato Intermittent Spring, zampillo intermittente. In tutto il mondo ne esistono solo 3. Ma cosa rende così misterioso questo piccolo corso d'acqua? Forse il fatto che parta e si fermi ogni pochi minuti? Gli scienziati devono ancora individuare con precisione il motivo per cui ciò accade. Per ora ipotizzano che il flusso irregolare del fiume sia causato da un effetto sifone che ha luogo in profondità nel terreno. Se vuoi dargli un'occhiata, fallo alla fine dell'estate, il periodo in cui questo flusso intermittente è più attivo. Rocce che rotolano giù per le pendici di un vulcano attivo, spingendone altre più grandi e cadendo giù come una specie di cascata nell'oceano, creando un'onda spropositata mai vista prima. Questo è ciò che potrebbe accadere se la Ilina Slump, sulla grande isola hawaiana, dovesse cadere in acqua. Il vulcano Kilauea è tutt'altro che dormiente. L'ultima eruzione è avvenuta nel 2018. Solitamente le eruzioni sono accompagnate da terremoti di diversa magnitudo e ad ogni scossa le rocce magmatiche sulle pendici del vulcano si spostano verso il basso. Queste formazioni rocciose sono chiamate slump e l'Ilina Slump è la più nota tra tutte. Nel 1868 un crollo ha causato un'onda di marea alta a 18 metri. Ma ciò che è più preoccupante è che 110.000 anni fa una frana ha causato uno dei più potenti terremoti di sempre, che a sua volta ha portato a un mega tsunami alto 300 metri. Gli scienziati temono che un simile evento possa ripetersi. E se dovesse accadere, l'onda potrebbe inghiottire le Hawaii e raggiungere le coste del Nord e del Sud America. I geologi però rassicurano sul fatto che è improbabile che si verifichi presto un evento del genere e non è qualcosa di cui preoccuparsi. Ma quando succederà, le conseguenze saranno catastrofiche. Buona giornata! Il Yellowstone National Park negli Stati Uniti occidentali è famoso per i suoi splendidi panorami e in particolare per il coloratissimo Grand Prismatic Spring. Ma dovremmo renderci conto che Yellowstone è, prima di tutto, un'enorme caldera. In pratica è un super vulcano addormentato. La differenza tra un vulcano normale come il Kilauea e un super vulcano è che il secondo è migliaia di volte più potente. Immagina un'eruzione che rilascia tonnellate di enormi rocce e fiumi di lava incandescente, poppando fuori nuvole di cenere, rendendo impossibile i viaggi aerei per settimane. E ora moltiplica tutto questo per 1000. È così che sarebbe un'eruzione dello Yellowstone. All'inizio, una vasta area nel mezzo del parco nazionale verrebbe scossa, si sbriciolerebbe e poi causerebbe un'esplosione fortissima. Colate di lava e rocce magmatiche coprirebbero un'area di circa 100 km quadrati, grande quanto la metà di Washington DC. Ma il pericolo maggiore sarebbe la cenere vulcanica. La cenere salirebbe a formare un pennacchio per chilometri che verrebbe trasportato dal vento in ogni direzione. Dal momento che l'eruzione sarebbe tutt'altro che ordinaria, la diffusione della cenere e i danni provocati da essa sarebbero molto maggiori rispetto al solito. La cenere è spessa e pesante, ma ricoprirebbe una vasta zona, distruggendo raccolti e persino edifici. Inoltre si diffonderebbe nell'aria, bloccando i raggi solari, che porterebbe a un calo drastico delle temperature e creando un inverno artificiale. Anche i vulcani normali possono far sì che le temperature in tutto il mondo si abbassino. Un supervulcano potrebbe potenzialmente causare una nuova era glaciale.
ma fortunatamente le probabilità che il supervulcano di Yellowstone erutti nel prossimo futuro sono estremamente basse. Nella storia della Terra ci sono state solo 3 eruzioni di questo tipo e non c'è alcuna prova che si possa ripetere. Gli scienziati stimano la probabilità allo 0,00014%, che è inferiore rispetto alle probabilità che un asteroide ci colpisca e ci elimini del tutto. A proposito di asteroidi, se i dinosauri potessero parlare, o magari se fossero ancora vivi, ci direbbero che la minaccia di un asteroide è una cosa da prendere seriamente. Gli scienziati della NASA affermano di aver rintracciato il 90% di tutti gli asteroidi che si trovano nelle vicinanze e che sono abbastanza grandi da essere una minaccia, e nessuno di loro desta preoccupazione. Ma esiste un 10% di probabilità che ce ne siano di sconosciuti. Inoltre, gli asteroidi possono cambiare direzione a causa dell'attrazione di altri corpi celesti e potrebbero virare verso la Terra. Ma che fortuna! Se un asteroide abbastanza grande, diciamo più di 1 chilometro, colpisse la Terra, causerebbe un'esplosione tale da cancellare una dozzina di grandi città in pochi secondi. Poi l'impatto creerebbe una nuvola di polvere e detriti che bloccherebbe i raggi solari, proprio come la cenere vulcanica, causando un inverno secolare. Ma anche se dovesse cadere nell'oceano, cosa più probabile, si verrebbe a creare un'onda alta diversi chilometri, spazzando via le città costiere dalla faccia della Terra. Ma in questo caso non ci sarebbe un'era glaciale. Anche se gli scienziati sono abbastanza sicuri che non esiste una minaccia del genere nel nostro imminente futuro, non possono escluderlo del tutto, e l'umanità avrebbe bisogno di ben 5 anni per prepararsi per un evento simile. Se un grande asteroide che si trova nelle vicinanze della Terra dovesse cambiare percorso e deviare verso il nostro pianeta, non avremmo scampo. Che ne dici di un bel film sulla fine del mondo? Una calamità più reale e tangibile si trova sotto i nostri piedi ed è la faglia di Sant'Andrea, in California. Sono anni ormai che la faglia è instabile e gli scienziati stimano che un terremoto lungo questa faglia è destinato a verificarsi entro i prossimi 30 anni. E quando accadrà, non sarà una bella scena. Si pensa che sarà di magnitudo 8.0, che sarà paragonabile ad alcuni dei più devastanti terremoti della storia. E sarà ancora più catastrofico perché in California ci sono alcune delle più popolate città degli Stati Uniti occidentali, tra cui Los Angeles e San Francisco. Ci sono molti grattacieli, particolarmente vulnerabili alle scosse sotterranee. Il terremoto potrebbe causare moltissimi danni sia nelle città che nelle campagne. Nella peggiore delle ipotesi, il terreno potrebbe disintegrarsi, distruggendo edifici, aziende agricole e mutando l'intero paesaggio. Eppure, gli scienziati ritengono che nei prossimi 30 anni la probabilità che si verifichi un tale terremoto è del 7%. Quindi è molto probabile, 93%, che noi, nel corso della nostra vita, non lo vedremo mai. Eppure, c'è il rischio di un altro terremoto pericoloso non così lontano dall'ultimo, il Megatrust, in Cile. Questa nazione si trova proprio sopra la zona di subduzione, un'area in cui due placche tettoniche si incontrano e vanno una sotto l'altra. Il punto in cui si incontrano è sottoposto ad un accumulo di stress a causa del continuo movimento e una volta che si accumula troppa pressione, si verifica un grande terremoto. Nel Cile si sono verificati molti terremoti negli ultimi anni e gli scienziati sono preoccupati perché credono che possa essere segno che si stia per verificare uno molto più devastante. Inoltre, credono che un grande terremoto si verificherà prima della fine del secolo e che potrebbe essere devastante per le zone costiere. Persino terremoti più lievi hanno causato degli tsunami e uno enorme potrebbe innalzare un'onda catastrofica. Il lato positivo è che il Cile sa che si deve preparare in anticipo per un tale evento e i geologi sono abbastanza sicuri che le persone saranno in grado di evacuare prima del disastro. Nel settembre del 1859 l'astronomo Richard Carrington stava guardando al sole e improvvisamente vide un bagliore sulla superficie. Se lo scrisse nei suoi appunti, ma si rese conto di quanto fosse significativo un paio di giorni più tardi. L'energia di quel bagliore ha raggiunto la Terra e la colpì direttamente, facendo apparire le luci del nord sopra Cuba e bruciando tutte le linee del telegrafo in tutto il mondo. Questo fenomeno è stato soprannominato l'evento Carrington ed era una tempesta solare. Tali tempeste colpiscono la Terra abbastanza spesso, ma nessuna è mai stata potente come l'evento Carrington. Ma nel 2012 gli astronomi registrarono un bagliore molto potente che ha quasi colpito il nostro pianeta.
Se fosse accaduto soltanto una settimana prima, saremmo stati nei guai. Oggi l'umanità sfrutta l'energia elettrica per ogni aspetto della vita e una tempesta solare potente potrebbe creare danni nel campo elettromagnetico della Terra. Tutti gli apparecchi elettrici si spegnerebbero o andrebbero in cortocircuito e gli enormi trasformatori che alimentano praticamente tutto andrebbero distrutti per sempre. Ci vorrebbero anni per ripararli e un blackout del genere ci costerebbe miliardi di dollari. La cosa peggiore è che la scienza non è in grado di prevedere una tempesta solare. E anche se potessimo prevederla, saremmo comunque impotenti. Il bagliore avviene in pochi secondi e ci vogliono circa 8 minuti per far sì che le particelle raggiungano l'atmosfera terrestre e provochino i danni. L'interruzione di corrente arriverebbe più tardi, dopo un giorno o due, dopo che l'enorme nuvola di plasma raggiunge il nostro pianeta. Al momento non esiste nessuna protezione contro un bagliore solare. E le probabilità che se ne verifichi uno abbastanza potente da danneggiare l'energia elettrica nei prossimi anni è abbastanza alta, circa il 12%. L'unica cosa positiva è che noi oggi conosciamo il fenomeno e possiamo prepararci in anticipo. Ehi, e non dimenticare di mettere in valigia la biancheria intima e i calzini, non sono mai abbastanza. Senti un rombo provenire dal basso. No, non è la tua pancia. Il rumore è profondo ed è alquanto sinistro. Alzi lo sguardo e vedi delle strane luci sospese sopra il suolo. Sembrano delle sfere di luce scintillanti che si librano in alto nel cielo. La tua gola si secca, poi deglutisci. Questo è ciò che chiamiamo luci telluriche. Questo fenomeno è ancora poco compreso, ma i testimoni affermano di averlo visto in diverse forme e dimensioni. Si può verificare sotto forma di sfere luminose, fulmini, stelle filanti e un bagliore costante nel cielo. Subito dopo si verifica un forte terremoto. Gli scienziati non sanno spiegare perché appaiono e perché non sempre succede. Alcuni credono che sia una reazione dei gas sotterranei rilasciati nell'atmosfera. Subito dopo aver visto le luci si verifica un terremoto e, per fortuna, non è troppo forte. Il terreno trema ma riesce a tenerti in equilibrio. Si ferma improvvisamente come è iniziato e torni a casa. Sulla strada verso casa vedi un lampo e senti uno schiocco di frusta. Un fulmine ha colpito un albero vicino a dove eri poco fa. Ha preso fuoco e... c'è una colonna di fiamme che si sta alzando in cielo. Non piove e il pilastro sta diventando sempre più alto. Hai mai sentito parlare di un tornado di fuoco? Questo fenomeno si verifica quando il vento viene catturato in un vortice vicino al suolo a causa della differenza di pressione nell'aria. Questi mini tornado sono generalmente facili da notare. Piccole macerie, polvere, sabbie e foglie che si sollevano in aria e iniziano a girare vorticosamente. Ma poi, se c'è una fonte di fuoco nelle vicinanze, il vortice può catturarlo e farlo divampare più forte. Le fiamme girano andando sempre più in alto e alla fine creano una torre fiammeggiante. Fortunatamente i tornado di fuoco sono di breve durata e normalmente non causano molti danni. Ma non nasconderti dalla tempesta sotto quell'albero. Questa particolare pianta cresce in Florida e in alcune parti della costa caraibica. Esternamente non sembra speciale. Un tronco grigio, foglie verdi e frutti simili a piccole mele. Quello che devi ricordare è di non cogliere queste mele e di non stare mai troppo vicino a quest'albero, soprattutto se piove. Questo è l'albero di Mancinella ed è considerato il più pericoloso al mondo. Il suo tronco, corteccia, rami e frutti contengono un succo velenoso. Una sola goccia di questo acido corrosivo può danneggiare la pelle, moltissimo. L'albero secerne questo succo e se lo tocchi rischi di bruciarti la mano. Quando piove, le gocce d'acqua cadono sull'albero e si mescolano al veleno. L'acqua può anche rimbalzare sulla corteccia e finire sulla pelle. Ecco perché non dovresti nemmeno stare nelle vicinanze. Intorno a quest'albero non crescono arbusti o funghi. Gli animali li evitano e le persone non li tagliano e non raccolgono i loro frutti. E non puoi nemmeno fare un falò con i suoi rami. La combustione emetterebbe un fumo velenoso che potrebbe danneggiarti gli occhi. La gente del posto conosce bene questo albero, ma i turisti potrebbero subire danni accidentali. Ecco perché la maggior parte degli alberi di Mancinella sono contrassegnati con vernice o con un segnale di avvertimento. Nel Venezuela occidentale, i locali che vivono vicino al fiume Catatumbo non hanno paura dei fulmini, perché li vedono quasi ogni notte. Lo spettacolo inizia verso le 19 e prosegue fino all'alba.
I fulmini del Catatumbo si sono fermati una sola volta per alcuni mesi, da gennaio a marzo del 2010. Probabilmente era dovuto alla siccità, o forse la carica si era esaurita. Nel 1991 uno scienziato suggerì che il fenomeno si verificasse a causa dell'incontro di correnti d'aria fredda e calda nella zona. Un'altra teoria dice che i fulmini potrebbero essere dovuti alla presenza di uranio nel substrato roccioso. Non tutti i fulmini si verificano all'interno delle nuvole. C'è un fenomeno raro chiamato temporale sporco. Ed è quando un fulmine ha luogo sopra un vulcano. Il più famoso è in Giappone. Erutta quasi ogni giorno e sputa nuvole nere in alto. Sono nuvole vulcaniche super spaventose insieme a tanti fulmini? Oh! I fulmini normali si verificano durante una tempesta quando i cristalli di ghiaccio si scontrano l'uno con l'altro. In un temporale sporco, frammenti di cenere vulcanica si scontrano, creando attrito e accendono il cielo. Nel luogo più caldo e arido della Terra, il deserto africano della Dankalia, le temperature spesso superano i 50 gradi centigradi. In questo paesaggio quasi alieno, ci sono molti vulcani attivi e geyser che sputano gas tossici di cloro e zolfo. Le acque color verde, blu elettrico e gialle sono frutto di pioggia e acqua del mare riscaldata dal magma. Un passo sbagliato e dovremmo dirti addio. Ecco ciò che è successo nel giugno 2009. Le persone in alcune zone del Giappone hanno lasciato le loro case dopo un forte acquazzone, solo per trovare pesci, rane e girini ovunque. Campi, strade, prati e tetti erano disseminati di queste creature acquatiche. Un uomo è rimasto scioccato nel vedere 13 carpe sul suo camion. A quanto pare si è fermato a contarle. Nessuno sa con certezza da dove sia arrivata quella bizzarra pioggia, ma la teoria più popolare sostiene che una potente tromba d'acqua abbia raccolto dalle acque tutte queste creature. Poi le ha trasportate attraverso l'atmosfera superiore e le ha fatte cadere sulle persone ignare. Benvenuto al lago Abraham, in Canada. È completamente congelato. Salti sul ghiaccio trasparente e guardi cosa c'è sotto. Nessun pesce, solo alcune misteriose bolle congelate. Sembrano nuvole congelate nel ghiaccio o meduse che si sono dimenticate di mettere in valigia una giacca invernale. Ci sono migliaia di queste piccole bolle e sono fatte di metano. Ma non pensare nemmeno di scavare un buco nel ghiaccio per toccarle, il metano è altamente infiammabile. Sono create da batteri produttori di metano che mangiano foglie, erba, insetti o qualsiasi altra sostanza organica nel lago. Quando il metano tocca l'acqua ghiacciata, si trasforma in decine di migliaia di palline ghiacciate. Quando il ghiaccio si scioglie, si aprono e sfrigolano. Laghi simili si trovano vicino ad alcune coste dell'Oceano Artico. Qui le dimensioni delle bolle possono raggiungere e superare di molto quelle delle mongolfiere. Belle da vedere, ma anche molto pericolose. Il prossimo lago è in Indonesia, l'isola di Java. Arrivi davanti a un vulcano maestoso, ricoperto di erba e alberi. Il vulcano sembra addormentato, ma fuoriesce del fumo. Sali in vetta, esausto, stanco e sudato. Ora vuoi solo rinfrescarti. Ottimo lavoro, sei arrivato in cima. Guardi nella bocca del vulcano. Niente lava bollente, solo un bellissimo e luminoso lago turchese. Sembra un'oasi. Il momento perfetto per un tuffo rinfrescante. Corri giù e ti prepari per buttarti. Ma non è acqua, è acido. I gas vulcanici solforosi salgono in superficie formando una specie di lago. Il lago stesso è pieno di metalli e quando i gas toccano i metalli formano questa bellissima colorazione che è puro acido. Sarà meglio tornare al villaggio più vicino, riposarti e tornare di notte quando fa più fresco. Al buio il lago sembra brillare. Proprio al di sopra vedi delle nuvole che esplodono piene di luce. I gas sulfurei fuoriescono dal lago combinandosi con l'aria e lampeggiano di un blu brillante. Ma non avvicinarti troppo. Il mare diventa di un rosso sinistro e nessun essere vivente può sopravviverci. Deve essere una specie di magia oscura. In realtà sono delle minuscole alghe che si diffondono in modo incontrollabile, conferendo all'acqua questa specifica tinta chiamata marea rossa. Ci sono tossine che uccidono i mammiferi marini, gli uccelli e le tartarughe, nonché qualsiasi creatura che si nutre di loro. All'uomo causano problemi respiratori o intossicazione. A volte può anche succedere che enormi navi affondino in mare aperto senza una ragione valida. Spesso è a causa delle sacche di bolle che i vulcani sottomarini producono. Questi vulcani sono nascosti sotto 2600 metri d'acqua. Quando si svegliano, si comportano proprio come quelli terrestri e possono causare tsunami distruttivi.
Quest'albero sembra una bottiglia. Non c'è da stupirsi che si chiami albero bottiglia. Cresce in Namibia e attrae molti turisti, ma non avvicinarti troppo perché è uno dei più pericolosi sulla Terra. Il suo succo lattiginoso scorre all'interno del suo tronco ed è altamente tossico per noi esseri umani. Dal lato positivo, però, gli alberi hanno bellissime foglie bianco-rossastre con un nucleo centrale rosso. C'è un albero che cresce nell'Australia occidentale che un tempo era usato come prigione. Di solito le persone ci venivano tenute temporaneamente solo per una notte, poi venivano portati alla loro destinazione finale. La prigione è stata costruita più di 1500 anni fa ed è stata perfettamente conservata fino ad oggi. I turisti che visitano questo posto possono anche dare un'occhiata all'interno.